Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, benvenuti in questo video acquisti e regali. Di recente è stato anche il mio compleanno e questi acquisti barra regali risalgono all'epoca, non lo so, probabilmente di Natale. Alcune cose le ho comprate un po' di tempo fa, altre sono un po' più recenti e poi ci sono ovviamente i regali del mio compleanno. Non so da dove partire. Ci sono anche scarpe, borse e cosmetici vari ed eventuali. Beh, diciamo di partire da questo. Prima di iniziare con il video, ti ricordo che giù nell'info box trovi la lista completa dei prodotti che ti sto per mostrare. Se eventualmente trovo qualche riferimento online, lascerò il link. E nulla, se ti piacciono i miei video, ti puoi sempre iscrivere al canale con il tastino che trovi giù nell'info box. Ce la posso fare. E se ti piace questo video, ovviamente ti invito a mettere un po' di censura. Il primo prodotto che vi voglio mostrare è un regalo fatto dal mio suocero in questa bellissima pochette dorata. Ho ancora il fiocco annesso che poi andrò a togliere. Mi ha regalato due creme viso, una e due. Allora, questa prima è della Dermattiva Cosmetics Face Cream Aloe Vera e Acido Ialuronico. È un Made in Italy. Nulla, per il momento. Prezzo consigliato 24,90 euro. Grazie, suocero, hai lasciato anche il prezzo. Bella. Peccato che poco prima avevo anche comprato altre creme viso, quindi praticamente io sto a posto con le creme viso per i prossimi 75 anni. Va bene. La seconda è ancora della Dermoattiva e della linea Bio Vegana. È un trattamento viso addolcente 24 ore alla mandorla. Dermatologicamente testato. Qualche altra informazione? Prezzo consigliato 24,90 euro. Ok, quindi ho da queste due creme da mio suocero, molto gentile. Invece mia suocera, non ce li ho qua, mi ha regalato due federe da cuscino con delle frasine tanto carine su, magari se trovo qualche una foto, dovrei aver fatto una foto, mi ricordo, vabbè, se la trovo la metto qui in sovraimpressione. Questo regalo l'ha fatto il mio compagno per San Valentino ed è la coda della Aidoo, la coda lunga 58 cm, un tocco di pienezza. Io di questa marca ho già l'extension, quella grossa che serve per dare volume e lunghezza. Di quella ho fatto una recensione molto approfondita, ve la lascio qui nelle schede e giù nell'info box. Mi sono trovata benissimo, sono facili da indossare, sono belle, si lavano con facilità, non sono scomode, non si staccano, io le adoro. Questa l'ho presa da Idea Bellezza perché c'era uno sconto, se non erro del 30, qualcosa del genere. La mia colorazione, come l'altra, è Ginger Blonde. È veramente bellissima. Poi l'ho già messa un paio di volte, una volta alta e una volta un po' più bassa, però più bassa forse da fermare con qualche altro ferretto che in confezione non c'è, perché io comunque ho capelli molto sottili, o comunque creare un grip con un po' di cotonatura che scendeva. Però alta non dava fastidio. E vabbè, dopo vi farò sempre la recensione. Mi è piaciuta tantissimo, grazie tesoro, è bellissima, amore, ti amo. Poi sono stata in giro per negozietti e al, come si chiama? Happy Casa. C'erano le confezioni preparate per Natale a un bello sconto e io ho preso questa della Phytorelax Canapa Body Ritual, oli di semi di canapa sativa biologica, ricco di acidi grassi omega 3, 6 e 9, essenziali per il benessere della pelle, delle straordinarie proprietà idratanti e antiossidanti. All'interno c'è un bagno doccia e un latte corpo, Made in Italy, vegan. Non mi ricordo a che prezzo lo vendevano, però stava tipo al 70%. E all'interno, se riesco ad aprirla. Ok, ce l'ho fatta. Oh, va bene.
come leggevamo prima, c'è il bagno doccia e la latte corpo. Molto molto carino. Latte corpo, mi sa pure essendo la crema corpo, quindi tra un po' inizieremo anche ad utilizzare. Poi, ovviamente anche di quelle cose. Aiuto, 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 sta cadendo tutto. Prima dico mi ha un casino. Sono passata in parafarmacia e ho preso, perché mi stava finendo la crema viso, questa crema viso della CeraVe. Crema viso idratante per pelli da normali a secche con protezione raggi UV, idrata tutto il giorno e aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle con tre ceramidi essenziali, niacinamide e acido ialuronico, SPF 25 da 72 ml. Poi ho preso sempre della CeraVe, CeraVe, no CeraVe, la crema occhi riparatrice, riduce l'aspetto delle borse dell'occhiaia e aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle con tre ceramidi essenziali e l'acido ialuronico 14 ml. E la farmacista mi ha dato un po' di campioncini, della Roche Posay mi ha dato la crema 50 più SPF. Una lotion, sempre comoda, e poi due CeraPhil, crema idratante viso e corpo da 14 grammi, sempre ottime. Metterò da parte e possono sempre servire. Poi mi sono fermata, stavo cercando un batuffolo, come si dice, un gomitolo di lana per fare i due pompon al cappellino del mio compagno. Adoro i cappellini con i pompon e i cappellini che avevo trovato carini erano senza pompon. Ho detto, non ti preoccupare, te li faccio io. E gliel'ho fatti, ma mi sono divertita, diciamo così. Comunque dal cinese ho preso, ero rimasta qui a casa, non ne avevo piccoline, delle forbicine da 1 euro, possono sempre servire. E una spazzola di queste tonde, perché questa che dovrebbe essere la mia frangetta ormai è diventata un ciuffo e con la spazzola più piccina non riesco mai a girare bene il capello. E questa mi sembrava abbastanza larga per potermi aiutare, 1,05 euro, sempre comode. Poi c'è un po' di spazio. Aiuto! In questa bustona ci sono tante altre cose. Proprio ieri mi sono fermata da Kiko perché era in offerta i mascara e ho preso il top coat allungante, quello verde, che utilizzo ormai secondo me da quando è uscita la prima volta, forse 10 anni fa, e mi trovo sempre benissimo. Di questa vi lascio la mia recensione storica. Erano in offerta a 3 euro. E 90 se non sbaglio, finisce a fine marzo l'offerta. Vabbè, ieri veramente la commessa che mi ha servito, mamma di una zeccuda, questa ve la devo raccontare. Ieri mattina, vabbè, siamo andate a mangiare da mia madre e il mio compagno il pomeriggio aveva il turno al lavoro, quindi ho detto, vabbè, lasciami più o meno a metà strada, così tu puoi rientrare al lavoro e io torno a casa a piedi. Avevo voglia di camminare, non prendo i bus per paure. E me ne sono andata poi a un certo punto per il corso, sul corso di Salerno dove c'è la Kiko. Ho fatto, vabbè, fammi entrare il top coat, non lo uso da un po', mi serve, me lo vado a comprare. Avevo anche l'auricolare perché mi stavo ascoltando della musica. Erano forse le 4:30. La prima commessa mi spiega un po' che tipo di offerte c'era. C'era il banco, prendi 3, paghi 2, gli altri mascara in offerta. Ho detto no, mi serve solo questo mascara, sono abbastanza piena in questo periodo, non ho bisogno di altro. E a un certo punto mi avvio alla cassa, comunque vi faccio il sondaggio e mi avvio alla cassa. La stessa ragazza mi fa, dammi un attimo, sto servendo l'altra cliente. E arrivo subito. Sì, non ti preoccupare. Pensavo che ci fosse solo lei, visto l'orario in cui comunque non era un'ora di punta, era subito dopo l'apertura. Ha
A un certo punto, questa stessa ragazza chiama la collega che era all'interno del negozio e non so che cosa le dice. Il tempo è veramente, vi giuro ragazzi, è stato 10 minuti, mi voleva vendere il negozio. Vuoi provare questo? Vuoi mettere questo? Io in questo periodo non sto usando fondotinta perché mi è uscito l'herpes, chiedo scusa anche per la brutta visuale di oggi, ma era l'unico pomeriggio in cui potevo registrare questo video. E vuoi questo e vuoi quest'altro, ma tu hai preso il top coat, lo sai che questo va sopra la maschera? Lo so, lo conosco bene, giuro, 10 minuti mi voleva vendere il mondo. Uno, stavi dietro, tu sapevi che ero la cassa perché non sei uscita prima, mi hai fatto perdere già 5 minuti. Due, mi stai facendo perdere altri 10 minuti della mia vita a sentire te che chiacchiere che mi vuoi vendere il mondo. Fai il tuo lavoro, lo so che vendere il tuo lavoro, ma ti devo pagare. Poi a un certo punto gli ho cacciato la 10 perché non avevo, ora 20, la 20. Perché non avevo spicci. Scusami, ti devo dare tutti i 50 centesimi perché non ho carta. Fatto bene, non ti preoccupare. Vai tranquilla, le ho detto. A un certo punto inizia a fare conti di conteggio, ubriachissima, per darmi il resto di, vabbè, 4 euro, quindi mi doveva dare il resto di 4 euro su 20 euro. Ci ha messo la bellezza. Eppure le casse ormai danno qual è il numero di resto che tu devi dare, ma ci ha messo un'eternità, l'ha tirati fuori, poi l'ha rimessa in cassa, poi l'ha ritirata. A un certo punto ho detto scusami, se vuoi, mi sono accorta che ho la carta, ti pago con la carta. No, 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 io lo scontrino, già l'ho fatto, non ho voglia di cancellarlo e rifarlo. Ok. Mi sono ripromessa che nella Kiko di Salerno, se ci entra, è solo per un'esigenza galattica, altrimenti non mi vedranno più. Comunque andiamo avanti. Ho preso questi, come si chiama, bastoncini biodegradabili della Dermocotone. Possono sempre servire, io di norma li utilizzo per rifinire un po' il trucco, qualche sbavatura, non li utilizzo per pulirmi le orecchie e sforarmi il cervello. L'ho pagato 79 centesimi al tutto 50, mister risparmio. Mia zia mi ha dato del no, questo l'ho comprato perché me lo voleva dare, ho detto zia, ma non mi serve. Allora, della Edotea, un latte detergente, make up remover, olio di cocco con acido ialuronico. Sono piena di acido ialuronici. Emolliente lenitivo, vegan ok, biologico, zero petrolati, parabeni e siliconi. Ok. Di norma io non utilizzo un latte detergente per struccarmi perché preferisco le salviette e poi fare una detersione con una saponetta. Però, visto che c'è, lo utilizzerò. Quando sono stata da Idea Bellezza a prendere, a comprare la coda, la commessa mi ha dato dei campioncini della Collistar, il fondotinta unico, essenza universale di giovinezza SPF 15. In che colorazione ve l'ha data? Vanilla, 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 ok, 3 vanilla. Ah, ci sta pure la scala delle colorazioni, bella. E poi della Diego Della Palma, sempre un fondotinta, il No Transfer Long Lasting, fondotinta non transfer resistente all'acqua, lunga tenuta. Che illuminazione mi ha dato? La N262. Poi N264. N264. N264, N262, ok, più o meno dovrebbero essere le colorazioni centrali. Poi la ragazza che lavora da Idea Bellezza mi conosce da 18 anni, sa che tipo di incarnagione ho. Ho fatto un'altra cosa presa da Mister Risparmio. Ho preso della Seta Blu il Nail Polish Remover, lo smalto per unghie con acetone, formula non aggressiva. Lo uso e lo utilizzo da tantissimo tempo e mi sono sempre trovata benissimo.
Poi ho fatto un ordine da Eccoverde, ho preso un paio di cose per me, uno shampoo per il mio fidanzato. Per me ho preso perché era in superissima offerta della Flora Siberica, un conditioner alla camomilla. In italiano, condizionante alla camomilla altaica, ripristino come tutti i capelli, va bene. Da 480 ml, non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma era in offerta. E vabbè, io i prodotti per capelli preferisco sempre questi alla camomilla perché mi aiutano a tenere i capelli chiari e biondi per più tempo. E poi ho preso questo smalloppone che si è un po' bagnato chissà di che cosa. Ah, è uscito qua un po' di prodotto, vabbè. Della Maternature Eco Biologico shampoo capelli secchi alla camomilla. È un litro, ragazzi, è un litro. Anche questo era in super offerta e l'ho voluto provare. Shampoo capelli secchi alla camomilla. Cioè io praticamente con questi due prodotti andrò avanti per 2 o 3 anni forse. Ti prego non cadere. Li sto appoggiando sul letto, ma spero che non mi abbandonino. Poi, della Roventa ho preso queste, come si chiamano? Accessori, da intercambiare con il Silke Peel della Roventa che mi fu regalato qualche anno fa a Natale. Vi lascio la recensione sia nelle schede che giù nell'info box, mi sto trovando benissimo. E queste due testine in più servono per effettuare una pedicure, quindi si sfrutta il motore del Silke Peel per esfoliare e fare una pedicure un po' più professional. Al piede, devo capire la differenza che una è bianca e una è nera. Due rulli inclusi, quello nero ultra esfoliante per calli più resistenti, quello bianco invece ovviamente per la rifinitura e per le parti più delicate. Mi devo fare la pedicure. Ancora, mia suocera mi ha dato della Venus l'acqua micellare ultra delicata, strucca, deterge e lenisce viso, occhi e labbra. Mi sa che prossimamente il latte detergente mi struccherò così quando finisco le salviette. Di solito non lo faccio mai. Sono tutta sporca. Poi, quando ho fatto l'ordine da Eccoverde, come sample ho scelto della Puro Bio entrambi il Sublime BB Cream e il Sublime Fondotinta numero 02. Ho tante di quei fondotinta da provare che non dovrò comprare fondotinta per i prossimi anni. La batteria già ci sta abbandonando, perfetto. Continuiamo lo spacchettamento di tutti gli acquisti. Mamma mi ha preso della Fruit Beauty un superfood scrub corpo rigenerante con succo d'arancia e di carota, 98% di ingredienti di origine naturale. Buono. È un po' che non faccio un bello scrub approfondito. Della Wet n Wild ho preso l'eyeliner liquido resistente all'acqua. Si chiama H2O Proof Liquid Eyeliner nella colorazione E879 Black Noir. Dall'ordine di Eccoverde c'era anche questo Water Base Nail Polish, quindi una smalto base vegetale, quella all'acqua della, non so se l'ho detto, della Suncoat. Ce la posso fare oggi, salvatemi. E anche della Puro Bio questo ombretto nero in colorazione 04, della Puro Bio l'ho detto,
Speriamo che questo campi un po' di più rispetto agli esemplari che avete visto passare su questo canale di ombretti mono neri. Non so perché, ma gli ombretti neri, so il perché, è il metodo di compattatura che è diverso rispetto agli altri, colori di ombretto. Per renderlo più nero la compattatura è diversa, ma si sfrantuma e si lacera molto più facilmente rispetto a tutti gli altri colori. Speriamo che questo duri un po' di più almeno. Poi mia suocera mi ha dato questo bel anellazzo, molto carino. E nel periodo di Natale, questo me l'ero proprio dimenticato, l'ho regalato identico a mia sorella, della W5, un lip jacket, quindi un lipstick seller, quindi un, oddio, come si dice in italiano? Un top coat per rossetto, per rendere i rossetti indelebili dovrebbe essere. L'ho trovato, l'avevo sentito parlare da Michela Parisi, Michelinia, e visto che ora portiamo le mascherine eccetera, io i rossetti ormai che stanno pregando la fine di questa pandemia per poter ritornare sulle mie labbra, ho pensato, vabbè, non sempre, quindi, perché tanto le mascherine, anche se andiamo al lavoro eccetera, dobbiamo sempre tenerla, però in quell'occasione in cui, non lo so, quando noi della campagna torneremo almeno in zona gialla, ci possiamo andare a fare un piccolo aperitivo, nel frattempo che abbasso la mascherina per bere un pochettino si vede il rossetto, per quello l'ho pensato. L'ho regalato, ho detto, uguale a mia sorella, e l'ho preso su Amazon. Se trovi il link ve lo lascio giù nell'info box. E anche questa qua, che dovrei anche lavare in tutto ciò, è finita. Ora, credo di stare ciarlando per una ventina di minuti. Mi sono rimaste delle borse e delle scarpe che ho acquistato. Facciamo così, chiudo e registro un altro video, quindi niente, i rituali di fine video. Se ti sono piaciuti i miei acquisti ti invito a mettere un pollice in su, se non vuoi perdere il prossimo video, spoiler, scarpa, 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 borsa, borsa, oppure borsa, borsa, scarpa, scarpa, scarpa. Ti aspetto nel mio prossimo video. Mi raccomando, se ti piacciono i miei video ti invito a iscriverti al canale, trovi qua nell'ultima schermata e giù nell'info box il tastino dell'iscrizione. Io ti ringrazio per avermi aperta e alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba.